C'è spettatori. Le arterie ostruite sono legate a cattiva alimentazione, diabete, obesità e ipertensione. In realtà, le arterie sono vasi sanguigni che trasportano sangue ricco di ossigeno lontano dal cuore al resto del corpo. Se le arterie si intasano, può portare a conseguenze più gravi come l'infarto di miocardio e un ictus. L'unica cosa che puoi fare è cambiare il tuo stile di vita. Basta prendere questa bevanda al mattino tutti i giorni, aiuta a pulire le arterie e salvarti da infarto e altre complicazioni cardiovascolari. Ora facciamo questa bevanda. Iniziare riempiendo una tazza con 250 ml di acqua tiepida. Quindi spremere il succo di mezzo limone nella tazza. Il limone è una ricca fonte di vitamina C che aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a eliminare le tossine dal corpo. La ricerca ha dimostrato che il limone aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache e ictus. Successivamente, aggiungere un cucchiaio di aceto di sidro di mele. L'aceto di sidro di mele è una cura per molti problemi di salute, comprese le malattie cardiache. Abbassa il livello di trigliceridi. I trigliceridi causano placca grasso lungo le arterie. Questo accumulo può causare blocco nel flusso sanguigno o una rotta improvvisa causando infarti o ictus. Successivamente aggiungere un cucchiaio di miele grezzo. Non cercare di usare zucchero, puoi usare la stevia come sostituto. Gli antiossidanti nel miele grezzo possono aiutare le arterie del cuore a dilatarsi, aumentando il flusso sanguigno al cuore. Possono anche aiutare a prevenire la formazione di coaguli di sangue che possono portare ad infarti e ictus. Successivamente aggiungere un cucchiaino di polvere di curcuma. Puoi aumentarlo di 2 cucchiaini, ma prima di ciò devi fare attenzione a come reagisce il tuo corpo con un cucchiaino di curcuma. La curcuma è chiamata spezia miracolosa. Ha potenti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Poiché l'infiammazione è un componente forte in così tante condizioni, in particolare le malattie cardiache, le proprietà antinfiammatorie della curcuma la rendono un'ottima aggiunta a qualsiasi dieta sana per il cuore. Per migliorare l'assorbimento della curcumina, che è il composto antinfiammatorio chiave nella curcuma, è necessario aggiungere un pizzico di pepe nero. Intendo solo una piccola quantità, circa un ottavo di cucchiaino. Il pepe nero contiene piperina che migliora l'assorbimento della curcumina fino al 2000%. Infine, aggiungere un cucchiaino di pepe di cayenna in polvere. Ogni malato del cuore dovrebbe ringraziare il pepe di cayenna, uno dei migliori rimedi naturali per cancellare i depositi lipidici e dilatare le arterie, contribuendo a contrastare la causa degli infarti e mantenere il cuore sano. Ora mescolare perfettamente l'intera bevanda e attendere che il pepe di cayenna si dissolva, perché è la cosa più difficile da sciogliere. Prendere questa bevanda ogni mattina per 2 settimane, quindi fermarsi per una settimana e riavviare il processo. Se stai assumendo farmaci più sottili per il sangue, non dovresti prendere questa bevanda.